Ciao a tutti, oggi vi insegnerò a preparare la cotoletta alla milanese con patatine fritte. Ovviamente molti di voi diranno: e che ci serve Bruno Ferrari che ci insegna a fare la cotoletta? Avete ragione, però la cotoletta a modo mio penso ci sia un bisogno di un pochettino di aiuto. Procediamo subito. Allora, innanzitutto, quando intendo a modo mio significa che tutto è tranne ciò che avete sentito. In parole povere, le patatine fritte non sono fatte di patate veramente, ma sono semplicemente fatte di polenta al tartufo, tagliate a forma di patatina, fritte, croccanti, e adagiate a fianco al piatto. La cotoletta invece viene realizzata con un filetto di maiale sotto forma di spiedino e accompagniamo il tutto con una finta Coca-Cola, che andremo poi a vedere con che cosa è fatto. In più ci accompagneremo una salsa maionese fatta un po' particolare questa volta. Per cominciare iniziamo subito con il preparare la lista degli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di farina di mais, maionese, uova sbattute, pan grattato, un mix di pepe rosso, pepe verde, pepe bianco, del sale, del tartufo nero, delle foglioline di menta fresche, del parmigiano, del latte e del burro. E qui abbiamo l'ingrediente principale che è il filetto di maialina. Però prima di andare alla filetta di maialina passiamo subito alla realizzazione della polenta, che è quello che richiederà qualche minuto in più di preparazione. Allora, abbiamo messo dell'acqua a scaldare, Io in questo caso farò le dosi a occhio, però tenete presente il rapporto per fare una buona polenta, soprattutto se utilizziamo della buona farina, cioè della Bramante e della Fioretto, dovremmo fare il rapporto più o meno 1,5 kg di farina con 5 litri di acqua. Acqua con composto altrettanto di latte e parmigiano, che poi andate a regolare a vostro piacimento. Allora, buttiamo innanzitutto la farina di mais nell'acqua, mettiamo prima un pizzico di sale ovviamente, mettiamo un puntino di latte. Il latte in questi casi serve a correggere l'acidità che potrebbe avere la farina all'interno. Mettiamo qualche cucchiaio di farina, ci regoleremo a occhio, Quando inizieremo a vedere che acquistano una certa consistenza, allora è il caso di fermarci. Tenete presente che quando l'acqua evaporerà in eccesso, si solidificherà completamente. Ecco, siamo quasi vicino, diciamo, al nostro risultato. Ci siamo. Adesso, questa che stiamo utilizzando nella videoricetta, ovviamente per questioni di tempistica, è una farina già pronta per fare la polenta, cioè quindi 5-6 minuti di cottura. La farina vera e propria, come detto prima, se utilizziamo la Bramante della Fioretto abbiamo bisogno di circa almeno 40 minuti di cottura. Questo è per darvi l'idea della consistenza che deve prendere la polenta. Ecco, deve staccarsi facilmente dalle pareti, non attaccarsi ovviamente, e fare molta attenzione soprattutto al centro. Tenete presente un'altra particolarità, che in questo caso sto utilizzando un pentolino col doppio fondo in acciaio, il che significa che anche adesso che ho spento il fuoco, il calore continua a essere tramandato nella polenta. Quindi in questo caso l'ho staccata 2 minuti prima della cottura effettuata. Adesso a questa polenta ci andiamo ad aggiungere che cosa? Ci aggiungiamo prima un tocchetto di burro. Aggiungiamo un po' di parmigiano. E infine aggiungiamo una puntina di pasta di tartufo nero. Giriamo il tutto. Giriamo il tutto in modo da far favorire lo scioglimento del burro. Tenete presente anche un'altra cosa, che sto usando un cucchiaio d'acciaio perché il pendolino è d'acciaio. Se ovviamente abbiamo un pendolino in alluminio, assolutamente non usare mai l'acciaio. Perfetto. Segniamo i profumi. Spettacolari come sempre. Allora, adesso prendiamo un piatto fondo, e mettiamo all'interno di questo piatto la nostra polenta.
diamo una leggera schiacciata in modo che faccia aderenza sul fondo. Allora, nel caso nostro, sempre per velocizzare sul fattore video ricetta, lo passiamo in abbattitore per farlo raffreddare il prima possibile. A casa, in manganello abbattitore, possiamo metterla o in frigorifero oppure anche in congelatore per pochi minuti. Non deve congelarsi, deve semplicemente raffreddarsi e quindi solidificarsi a questo punto. Abbattitore. Adesso procediamo con la preparazione della cotoletta vera e propria. Allora, in questo caso abbiamo, come detto, un filetto di maiale. Il filetto di maiale sarebbe il più indicato in questa preparazione perché la frittura, essendo una cottura a metodo rapido, il filetto di maiale, povero anche di grassi, è l'ideale perché si presta meglio a questa preparazione. Qui abbiamo il cordoncino che andiamo a togliere perché durante la cottura poi si potrebbe staccare e quindi non riuscirebbe l'estetica del piatto che vogliamo. Da parte. Questo piccolo grasso, che tra l'altro è più un tessuto connettivo, non è certamente grasso, nel mio caso lo vado a lasciare proprio perché, come detto, il filetto di maiale è poverissimo di grasso. Quindi andiamo a tagliare delle piccole rondelle. In questo caso ne metteremo tre in una porzione, ne metteremo, nel caso vostro ovviamente quello che volete. Abbiamo tre piccoli medaglioni di filetto di maiale. Questo lo togliamo e lo mettiamo da parte. Prendiamo uno spiedone che ci serve per infilzarli. Allora, adesso procediamo con... Li passiamo prima nel pan grattato. Passandoli prima nel pan grattato, che cosa facciamo? Riusciamo le molecole del pane a riuscire a andare nella carne dandogli una leggera schiacciata in modo che durante la cottura la carne non si deformi. La causa maggiore della deformazione della carne durante la cottura sono semplicemente i grassi e i nervi che alle alte temperature tendono a ritirarsi, ritirandosi ovviamente piegano la carne. Una volta passata nel pane la ripassiamo nell'uovo ed infine nel pane un'altra volta. Come avete visto non ho messo sale, il sale lo metteremo alla fine, lo metteremo in modo da evitare anche la fuoriuscita di liquidi per osmosi causa sale nell'olio stesso. Adesso prendiamo e li infilziamo con uno spiedone, molto delicatamente. Come porzione, diciamo una porzione da ristorante più che onesta, a casa magari possiamo aggiungere un pezzettino in più. Qui abbiamo il nostro filetto di maiale panato. Ora l'olio. La cosa più importante per friggere è innanzitutto la tipologia di olio da scegliere. La miglior tipologia, come tutti sappiamo, è l'olio d'oliva. E uno potrebbe rispondere, grazie, lo sapevamo già. In questo caso noi andiamo a utilizzare un olio di semi di girasole. Perché? Allora, l'olio d'oliva ha il problema che è migliore per la frittura, ha un punto di fumo molto elevato, cioè di 225 gradi, il problema è che ha un costo elevato. Allora, se facciamo una frittura una volta ogni tanto a casa possiamo farlo. Se vogliamo friggere tutti i giorni con l'olio d'oliva, a meno che non sia di figli del premier o qualcosa del genere, allora beati voi. In questo caso utilizziamo dell'olio di semi di girasole perché anche su un punto di fumo elevato, in più è l'unico olio migliore che si presta per la frittura. La temperatura di frittura oscilla dai 180 ai 190-200 gradi, dipende cosa andiamo a cuocere. Nel nostro caso, che dobbiamo cuocere dei pezzi di carne con una panatura esterna, abbiamo bisogno di un olio che non superi i 160-170 gradi al massimo. Come possiamo andare a controllare adesso l'olio? Ovviamente non tutti a casa avrete la friggitrice, quindi la friggitrice ha una resistenza con un termostato interno. Esatto, qui ci siamo proprio.
con un termostato interno. Il pentolino ovviamente dovete giostrare voi la temperatura. Tenete conto, nel momento in cui devo friggere a 170, immergo nell'olio almeno a 180. Perché? Perché quei 10-15 gradi sfredderanno con l'immersione del corpo freddo nel corpo caldo. Adesso mettiamo l'olio. Come potete vedere, frigge a fuoco spento, e questo sempre perché è una pentola a doppio fondo. Cerchiamo di non farla colorare troppo, e teniamo presente anche che la cottura deve cercare di arrivare anche fino all'interno, ovviamente. Diciamo il tempo stimato di cottura, siamo intorno ai 3 minuti, sono più che sufficienti, anche perché calcolate che il filetto di maiale è stato un po' leggermente schiacciato. Se all'interno si presenta rosa, non eccessivamente al sangue, è l'ideale, perché la carne mantiene intatto tutto il suo grado di umidità interno, quindi risulterà molto più morbido e cremoso. Allora, qui abbiamo il filetto di maiale già pronto e lo scoliamo. Lo mettiamo nella carta paglia, lo mettiamo perché è l'ideale. Poi passiamo subito alla polenta. Togliamo il nostro tagliere. Allora, questa è la polenta che avevamo prima precedentemente raffreddato. Cerchiamo di sformarla, ecco qui. Abbiamo la sua forma, abbiamo. Cerchiamo di realizzare dei bastoncini in modo che sembrino patatine fritte, in questo caso leggermente più grande, come chiamato nel gergo tecnico culinario, patate ponte nuovo, cioè della sezione di 1,5 cm per lato, in modo che siano un po' più grandi. Ecco qua, come potete vedere io le lascerò così intatte le patate. Perfetto, questa la tagliamo a metà. Questa è la sezione di taglio che io intendo per le patatine fritte. Togliamo magari questo, lo bariamo e lo lasciamo più carino. Questo lo togliamo a un lato. Adesso l'olio già caldo lo abbiamo. Passiamo le finte patate, cioè polenta al tartufo nero, nel pangrattato, semplicemente per togliere quel pizzico di umidità in eccesso che ha all'esterno. Non dobbiamo necessariamente pannarla come una cotoletta, eccolo qua. Questo farà sì che acquisterà un colore dorato durante la cottura, ma soprattutto croccantezza, dato che adesso, essendo polenta, è leggermente morbido. Ecco qua, le nostre patate pronte. Parliamo di polenta, quindi già cotta, il che significa che in olio deve stare al massimo proprio 3 minuti, nemmeno, già esagerato, un minuto è più che sufficiente. Stiamo attenti a non farle rompere, soprattutto. Aspettiamo che acquisiscano un colore un po' più dorato. Ecco qua le patate pronte. Vi ricordo sempre che il miglior metodo per scolare il fritto è sempre la carta paglia. E qui abbiamo adesso le nostre finte patatine, la nostra cotoletta di maiale. Adesso prepariamo che cosa? La maionese particolare che andrà a accompagnare il tutto. Le lasciamo raffreddare e scolare un minuto. Allora, qui abbiamo, come detto, la nostra maionese. Ne mettiamo 2 cucchiai, diciamo, a porzione nella nostra bowl. Ci aggiungiamo un micro pizzico di pasta di tartufo nero. E per dargli il sapore, diciamo, di fresco, aggiungiamo delle foglioline di menta tritate. Così diamo anche il tocco estetico, il puntino di verde di colore. Mettiamo tutto all'interno,
Adesso con l'aiuto di una frusta amalgamiamo il tutto. Annusiamo. Buonissimo. È pronta anche la nostra maionese. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho preparato una sorta di tisana, diciamo. Ho messo dell'acqua a bollire e ci ho messo all'interno una bustina di tè nero. Come potete vedere, il colore è abbastanza scuro. L'ho fatto stare in infusione qualche minuto. Questo è un procedimento semplicissimo, ecco perché ho evitato farlo vedere direttamente in video. Ora procediamo a impiattare. Cambiamo il piatto. Il bicchiere dove andremo a versare altro composto. Di questo tè nero, una piccola parte la mettiamo all'interno di un bicchiere da mini pinner. Perché dobbiamo creare della schiuma, dobbiamo creare. Per la schiuma, come ho detto nelle precedenti ricette, abbiamo degli albumi di uovo e il tè nero. Ne versiamo un po' all'interno e mixiamo tutto con mini pinner. Come potete vedere, la schiuma che si è ottenuta è questa. La lasciamo un minuto a riposare in modo che prenda consistenza. Adesso passiamo a impiattare. Prendiamo un pezzettino di carta paglia. E andiamo a mettere dentro il piatto. Regoliamo di sale sia la cotoletta che le patatine, poco perché abbiamo già messo il sale nell'acqua. Giriamo e le adagiamo sulla sua carta paglia. Al lato mettiamo le sue patate. Eccole qua. Poi prendiamo il nostro tè nero, lo versiamo in un piccolo bicchiere, facendo attenzione. Mettiamo qua e infine all'interno andiamo a mettere la schiuma, sempre di tè nero. Mettiamo qui all'interno, spostiamo questo a un lato e aggiungiamo dei piccolissimi cucchiaini di maionese, menta e tartufo sulla cotoletta stessa. Ed ecco a voi. Abbiamo la nostra cotoletta rivisitata con finte patatine al tartufo. E qui abbiamo cercato di ricreare la finta Coca-Cola, cosa che ovviamente tutti bevono con la cotoletta. Un modo, diciamo, diverso di cercare di stupire i vostri commensali, i vostri ospiti, i vostri clienti. Grazie mille, buon appetito, alla prossima ricetta.